Solo 3 punti separano le due formazioni, l'Elenettuno e Città di Anzio si affrontano in questa 6ª giornata del campionato provinciale di Serie D. Qui al Nettuno ci torna il derby tra l'Elenettuno e Città di Anzio, proprio in questo istante il confronto dal primo minuto mandato da Massimo Zaino. Intanto c'è subito la possibilità per il Città di Anzio, il tiro e c'è il gol del vantaggio. Pellegrini e 25 Querini, questi uomini a disposizione del tecnico Zaino. Intanto c'è la possibilità per il Nettuno, subito Di Nari che recupera palla per Atturi, il tiro, c'è il pareggio per il Nettuno, pallone che sta dalle parti per Tinari, subito la possibilità per mettere la palla in rete, soffiare subito Scarpetti, non si intendono in difesa i giocatori dell'Elenettuno. C'è la data, viene data la regola del vantaggio, subito Tinari si invola a rete, ci prova, 7° minuto, Mauro Pace costretto a ripiegare all'indietro, adesso arriva anche Lauri guadagna campo, aumenta il ritmo, c'è il gol, bellissimo il gol, indietro la difesa si libera, Davino di un avversario, la finta con il corpo, con i piedi, provaci, giocatore ospite, scivola Davino, Atturi alza adesso il pallone, mette in movimento Davino, la palla messa in mezzo dalla parte opposta, non arriva Giallungo, è più lesso di lui Menghini, e riparte adesso il Città di Anzio, subito in avanti per Scarpetti, il tiro ancora pericoloso, il Città di Anzio, Menghini numero 6, ancora Pellegrini adesso per il Palombella alta, Doria, Menghini gioca molto più arretrato rispetto alle posizioni abituali, e arriva anche il gol di Menghini, subito in avanti per Lauri, lo va a disturbare Davino in mezzo al campo Giallongo, e arriva il gol Giallongo sul calcio di punizione, ci proverà, parte la rincorsa di Giallongo, il tiro, l'alzata con le mani, ancora Favella per Giallongo, esce Locatelli, arriva anche il tiro da parte di Belleudi, ancora Favella, adesso è Belleudi per Giallongo, gira la finta con il corpo, elegante, ci prova il tiro, Giallongo prende la rincorsa, battere a lui contro Locatelli, il tiro e il palo dice di no, ad interrompere tutto Favella, attende l'inserimento di Davino, il tiro, grande parata di Locatelli ad essere veramente una spina nel fianco nel recuperare i palloni, adesso il tiro all'8° minuto abbondante, ci proverà Giallongo la rincorsa, il tiro, ancora Locatelli si supera e Menghini, parte la rincorsa, il tiro e c'è il gol con la complicità da parte di Criscione, ottimo il servizio di Menghini per Scarpetti che se ne va, Criscione adesso ne sostituito, adesso è Canazza che si gira, Criscione, Doria adesso si gira, la possibilità al 20°, parte la rincorsa, parte Scarpetti che spedisce fuori Davino, Pellegrini si gira, ancora Atturi, palla messa in mezzo, sfera il colpo sul tiro libero Giallongo e la parata da parte di Locatelli, ancora un tiro libero per il Città di Anzio, lo manda direttamente fuori e arriva il triplice fischio del signor Gennaro di Latina, il Città di Anzio vince qui con l'Elenettuno il derby per 4 reti a 2.